Lucio dice: no, la cancel culture è una forma di censura non pubblica, ma che è espressa dall'autonomia privata, e quindi ben venga la cancel culture come reazione dell'autonomia privata al problema dell'hate speech. Io sostengo che questa sia una follia. L'errore logico che si fa è questo: ogni volta che c'è uno spazio di libertà, siamo realmente liberi. Non è vero. Il problema che si è verificato è che all'interno di una struttura formale con amplissimi spazi di libertà, come negli Stati Uniti, perché c'è il primo emendamento che è molto più potente della nostra libertà costituzionale, no? Delle nostre libertà costituzionali. All'interno di questo schema formale di libertà, l'autonomia privata, aggregando non so come, ha determinato una sostanziale censura che è molto più forte di quella che sarebbe se invece la regolamentazione fosse pubblica. E qui c'è un punto di Rawls. Il punto di Rawls, che io vorrei insistere su questo punto perché questo è sia un punto di Rawls sia di un altro filosofo britannico che si chiama Bernard Williams. Qual è l'idea? L'idea è: se interviene lo Stato in qualche misura, Rawls lo diceva ad esempio con riferimento alla protezione, cioè se lo Stato si organizza per dare un po' di assicurazione e un po' di protezione agli altri, noi come individui siamo moralmente, non giuridicamente, più liberi. Perché non abbiamo la cogenza della norma morale che opprimendoci ci costringerebbe a prenderci cura di tutti. Quindi vede Rawls in questo una specie di effetto sostituzione tra la norma giuridica cogente e la norma morale che non ha cogenza giuridica, ma appunto ha cogenza morale. Quindi se noi apriamo lo schema di libertà formale, ma poi abbiamo dei rompicoglioni che non ci fanno neanche dire: no, guarda, io la penso diversamente da te, o no, hai creato uno stato d'animo nel tuo interlocutore di conflitto e quindi ti censuriamo. Beh, insomma, meglio la norma giuridica che stabilisca in modo chiaro: questo non lo puoi dire, come ci sono degli articoli del codice penale. Allora forse ben venga l'intervento pubblico. Ben venga l'intervento pubblico. E qual è il punto? Il punto è che tu devi rispettare questa autodefinizione, questa autoqualificazione, che è tutta nella sfera interna dell'individuo, perché altrimenti non rispetti una prerogativa essenziale della persona. Quindi Kitty. Kitty è un pronome. Quindi è un pronome che non so, immagino che è Allora. la sensibilità di un felino. Se voi guardate la teoria del contratto del XIX secolo, era una teoria basata su che cosa? Sulla forma e sulla volontà. Cioè la validità del contratto, anche aspetti più intimi su efficacia e validità del contratto, era la pretesa intellettuale di entrare nella sfera interna del contraente, capirne la psicologia e quindi studiarne la volontà. Questo approccio è stato abbandonato nel XX secolo, specialmente la seconda metà del XX secolo, con una teoria oggettiva del contratto. Cioè noi viviamo in una società complessa, dobbiamo avere dei criteri oggettivi. E quindi utilizziamo ad esempio il criterio del terzo osservatore imparziale. Insomma, Simone e Lucio, li hai visti? Secondo te volevano fare il contratto o no? Dice: ma secondo me sì, ecco, allora c'è un contratto, senza entrare in quel buco nero della mente di Lucio, no? Perché dobbiamo avere una certezza, no, su come regolare i nostri affari. Quindi si passa da una teoria della volontà a una teoria, diremo noi, dell'apparenza, no? Che studia anche molto il contesto. Ecco, questo nuovo trend, questa nuova morale, torna indietro. Torna indietro, torna al XIX secolo.
cioè dove in realtà è l'autodefinizione e lo stato psicologico dell'individuo che autodefinendosi crea una sfera di richiede. Ma lo vedi che allora ho ragione io? Una sfera di protezione che non è osservabile dal terzo benevolente osservatore che dice boh, che ne so, Kitty, Kishi, non lo so, boh, a me mi sembra chi, però va bene anche dei. Cioè, dove ci fermiamo? Io ci colgo un fiume carsico, cioè il trionfo dell'individuo. Questo è il trionfo dell'individuo contro anche l'oggettività, anche nel linguaggio. In questo momento storico, la teoria più importante, diciamo, la scuola di pensiero più importante, la dottrina dello Stato, dice proprio questo. Dice che stiamo tornando al pluralismo forsennato pre-rivoluzione francese. Ok? Cioè stiamo tornando a una società composita, granulare, difficile da tenere insieme su un piano di eguaglianza formale e di schemi prestabiliti, no? Fondamentalmente siete statalisti, fondamentalmente no, siete abituati innamorati dell'autorità. C'è una realtà che è incompatibile con la realtà, perché se ogni individuo diventa il suo piccolo stato, quello che puoi aspettarti è o l'esplosione dei conflitti o l'azzeramento delle diversità. Questi sono i due outcome possibili. Tertium non datur.